Nel video di oggi vi voglio parlare delle 12 inquadrature fondamentali per filmare come un vero professionista, con cui riuscirete ad aggiungere molte più emozioni alle vostre storie. Quando filmate, ancora prima di chiedervi quale inquadratura dovreste usare per quello shot, cominciate a chiedervi: ma perché dovrei usare quell'inquadratura? Motivo numero 1, la percezione. Ricordate che ogni inquadratura serve a guidare il punto di vista del vostro pubblico sull'azione che state mostrando. Quindi, a seconda dell'inquadratura che scegliete, cambierà la percezione di quella scena e voi farete immergere proprio lo spettatore in quella storia, ma nel modo che volete voi. Questa è la forza delle inquadrature per lo storytelling. Motivo numero 2, le emozioni. Ricordate che ogni inquadratura è in grado di suscitare delle emozioni diverse negli spettatori, quindi col tempo dovete imparare ad usarle per creare da zero delle emozioni specifiche oppure enfatizzarne altre. Partiamo quindi con le prime 3 inquadrature: campo lungo, figura intera e piano americano. Che cosa hanno in comune questi shot? Che il soggetto non è il protagonista, o almeno lo è in parte, perché l'attenzione dello spettatore deve andare anche su altro. Il campo lungo, in inglese wide shot, è un'inquadratura piuttosto larga che viene girata con una lente wide. Usate il wide shot quando dovete far capire allo spettatore il contesto in cui quella situazione si sta sviluppando. Può essere uno shot da terra con cavalletto Ronin, può essere una dronata e viene comunemente chiamato establishing shot. In questo caso il soggetto, se presente, non ha un ruolo fondamentale. Questo perché occupa una piccola porzione di frame. Quindi utilizzate i wide shot anche per creare delle sensazioni di solitudine oppure per rappresentare una persona che è poco importante rispetto al contesto. Potrei anche aggiungere ulteriori divisioni tra campo lungo, campo lunghissimo. L'importante è che sappiate che cos'è un wide shot, più o meno wide che sia. La figura intera, in inglese long shot, serve sempre a descrivere il contesto in cui si svolge la scena, che ha sempre un'importanza centrale, dando però maggiore importanza al soggetto che stavolta occupa tutta la porzione verticale del frame. Se volete una bella resa su questi shot, utilizzate lenti medie, quindi 35-50, oppure usate dei tele e filmate il soggetto a distanza. Consiglio importante: a seconda di quanto volete far percepire l'ambiente circostante, con queste ottiche gestite bene gli F. Chiudete un po' di più se volete vedere il contesto intorno al soggetto, oppure aprite tutto e godetevi un bello sfocato. Il piano americano, in inglese cowboy shot, è nato con i western ed è un'inquadratura che prende il soggetto da poco sopra il ginocchio fino alla testa. In questo modo all'epoca si poteva inquadrare il cinturone con le pistole. E anche qui torniamo al discorso che si tratta di un'inquadratura dove vediamo un po' di più il soggetto, anche di più rispetto alla figura intera, ma non solo vediamo il contesto, ma la nostra attenzione dovrebbe ricadere su un elemento specifico del frame, ossia la pistola nel cinturone. Vi assicuro che se anche non fate western, questa inquadratura è molto utile. Ora passiamo agli shot dove il soggetto invece ha un ruolo centrale. Mezza figura, primo piano e dettaglio. La mezza figura, in inglese medium shot, è un'inquadratura che prende il soggetto dalla vita in su. E visto che siamo più vicini al nostro personaggio, riusciamo a capire meglio le sue emozioni mentre fa o dice qualcosa. Usate le mezze figure per creare una prima connessione spettatore-soggetto, visto che siamo più vicini a lui, e per simulare quello che succede un po' nella realtà. Se ci fate caso, quando parliamo con qualcuno a una distanza normale, solitamente noi guardiamo l'altra persona in mezza figura. Il primo piano, in inglese close up, è un'inquadratura che va dalle spalle alla testa del soggetto e serve per far capire meglio le emozioni di quella persona durante un'azione o durante un dialogo. Non a caso proprio in queste scene è una delle inquadrature più utilizzate. Usate i primi piani per focalizzare l'attenzione sulle emozioni del vostro personaggio. Se ci pensate, basta guardare una faccia sorridente oppure spaventata per avere un feedback completamente diverso di quella scena. Oppure utilizzatela all'interno di un dialogo per mettere enfasi su quello che il personaggio sta dicendo. È come se io dicessi: amico spettatore, concentrati proprio su questa parte di dialogo. Se stringiamo di più otterremo un primissimo piano, un close up più stretto sul volto del soggetto. In questo caso possiamo tagliare parte della testa per concentrare l'attenzione sul viso. Sicuramente gli obiettivi migliori per filmare questi shot sono le lenti medie, quindi 50 mm, oppure i tele 70, 85, 100, scegliete quello che preferite. Il dettaglio, in inglese extreme close up, è un'inquadratura molto stretta che serve a concentrare tantissimo l'attenzione sul singolo elemento di una scena o su parte di un'azione, ad esempio una mano che si muove. Lo spettatore in questo caso non può guardare altrove, quindi noi escludiamo tutto il resto e gli facciamo vedere solo una piccola parte del tutto. Oltre a questo, i dettagli possono anche essere utilizzati per creare della tensione. Io vado di dettaglio in dettaglio fino a che rivelo quello che veramente sta succedendo. Le lenti migliori per questi shot sono i tele, ancora meglio se stabilizzati, oppure le lenti macro. Ti sta piacendo il video? Bene, allora metti mi piace ed iscriviti al canale, che per
per me è molto importante e più cresco più posso bombardarti di video. Ora passiamo a tre shot dove altezza e inclinazione la fanno da padroni. Shot dall'alto, shot dal basso e Dutch shot. Lo shot dall'alto è un'inquadratura dove ovviamente la camera è posizionata in alto con un'inclinazione tale da schiacciare il soggetto. Proprio a causa di questa inclinazione particolare, il frame va a schiacciare la persona, quindi potete utilizzare questo shot per trasmettere delle sensazioni di debolezza o di impotenza. Quello che ti ho fatto vedere è molto angolato, molto schiacciato, ovviamente puoi scegliere anche una soluzione meno estrema, cosa che vale anche per il prossimo shot, ossia shot dal basso. Lo shot dal basso è un'inquadratura con la camera posizionata dal basso e con questa particolare inclinazione il soggetto sembrerà più grande. La vita apparirà più larga delle spalle e questo darà una sensazione di grande potenza al vostro personaggio. Raga, cosa molto importante, questi shot con inclinazioni particolari possono essere mixati con quelli che abbiamo visto prima. Questo significa che noi potremmo andare a creare una mezza figura con la camera posizionata dal basso oppure uno shot dall'alto però molto wide. Chiudiamo con il Dutch shot, per completezza Dutch angle shot, non so quale sia il corrispettivo in italiano. Proprio perché siamo abituati a vedere le nostre immagini sempre in bolla, il Dutch shot serve a comunicare allo spettatore che sta succedendo qualcosa di strano, serve a creare in lui sensazioni contrastanti. Oppure utilizzate i Dutch shot quando volete filmare dei video particolarmente dinamici. Le ultime tre inquadrature ve le voglio presentare come tre shot utili, ma in situazioni molto specifiche. La quinta di spalle, il POV e il cutaway. La quinta di spalle è la tipica inquadratura da utilizzare durante un dialogo, in cui vediamo parte del soggetto di spalle su un terzo, solitamente fuori fuoco, e l'altro personaggio che parla sul terzo opposto. Potete utilizzare questa inquadratura quando volete filmare un dialogo, ma non volete utilizzare il classico totale a due da davanti, oppure non volete utilizzare dei piani solo su un singolo personaggio. Questo shot darà un sacco di profondità ai vostri dialoghi, non solo per l'estetica, ma soprattutto per il contenuto, perché la persona si sentirà molto partecipe della scena che sta guardando e tenderà a impersonificarsi proprio con il personaggio che vediamo di quinta. Il POV sicuramente lo conoscete, è lo shot che rappresenta il punto di vista del soggetto. Diciamo che è l'inquadratura preferita di chi fa action sport e filma con GoPro. Ma ovviamente si può fare anche con tutte le altre camere. In questi casi ricordatevi di filmare con lenti wide o ultra wide. Il cutaway è un'inquadratura che interrompe la continuità di quello che si sta guardando. Solitamente è uno shot piuttosto stretto, ma non è quello l'aspetto più importante. L'aspetto più importante è il tempismo, ossia quando vediamo questo shot insieme alle altre inquadrature. Ecco perché abbiamo parlato di cutaway anche nel video sul montaggio. Ma ricordate che conoscere queste 12 inquadrature senza applicare alcune regole fondamentali è praticamente inutile. Però, prima di parlarvi di regole, vi faccio vedere quanto siano importanti le inquadrature. In questa scena il soggetto arriva in un parcheggio, si ferma, scende dalla macchina perché non sta bene, magari ha litigato con qualcuno. Questo è il risultato della scena girata solo con un'inquadratura. Risultato? Molto male. Ora vi faccio vedere come la girerei io. La scena comincia con dei dettagli che ci raccontano una persona agitata che sta guidando, da sola, però non capiamo altro. La persona scende dalla macchina, il campo lungo serve a far trasparire questo senso di solitudine, fino a che non vediamo il dettaglio del telefono, lui ha litigato con qualcuno e poi leggiamo le sue emozioni con il dettaglio finale. Questa scena funziona molto di più, però ricordatevi che bisogna tarare il numero delle inquadrature anche in base a quello che volete comunicare. Non serve a niente riempire di shot una scena se questi shot sono inutili. Ci servono queste altre inquadrature che stiamo vedendo? In realtà no. Tra l'altro ho deciso volontariamente anche di segare il wide shot, ma in questo caso ho eliminato completamente quella sensazione di solitudine che ci dava il campo lungo. Quindi ricordate che lo storytelling è la chiave di tutto. Scegliete il tipo di inquadratura, il loro numero, la disposizione in base a quello che volete raccontare.
Ma per raccontare bene una storia dobbiamo applicare delle regole fondamentali che derivano proprio dal mondo del cinema. Prima regola, lo spazio di una scena è sempre di 180 gradi. Se ci sono due persone sul set che parlano, unendo le loro teste con una linea immaginaria creiamo il diametro di una semisfera, ossia dello spazio del nostro set, i famosi 180 gradi. Io dovrò muovere le mie camere sempre all'interno di questo spazio, senza mai scavallare il campo, ossia puntare le telecamere dalla parte opposta. Questo errore si chiama scavalcamento di campo e anche se oggi è molto più sdoganato, comunque continuiamo a considerarlo un errore. E lo consideriamo errore per due motivi. Da una parte perché se io spostassi la camera dal lato opposto di questa semisfera, in teoria se non spostassi nulla sul set andrei a inquadrare tutta la produzione, gli operatori, la regia, i truccatori, insomma un gran casino. Ma ancora più importante, proprio all'interno di una scena di dialoghi tra due personaggi, passerei da due soggetti che parlano guardando in due direzioni opposte, che è quello a cui siamo abituati in ogni scena di dialogo, a due soggetti che guardano nella stessa direzione e lo spettatore non ci capirebbe più niente. Ricordati però di applicare questa regola dei 180 gradi anche in montaggio, perché questa sensazione di spaesamento data dallo scavalcamento di campo si può creare sempre, non solo in scene con dialoghi o scene recitate, ma può succedere in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di video. Un'altra regola di shooting che ti può aiutare è quella dei 30 o 45 gradi quando filmi un soggetto con due camere. Una volta che hai posizionato la tua camera frontale, per stabilire il secondo punto macchina mettiti a 30 o a 45 gradi rispetto alla prima camera, puntando verso il soggetto, possibilmente con inquadratura più stretta. Un bel primo piano girato col tele è un'ottima soluzione, ma di questo poi parleremo bene in un video apposito dedicato proprio a come girare questa tipologia di video. Direi che per oggi è tutto, ora conosci non solo le 12 inquadrature più importanti per filmare i tuoi video professionali, ma anche i 12 tipi di cut più importanti, quindi ora non hai più scuse e sai tutto, devi solo uscire da casa, premere rec e fare un bel po' di video. Io ti saluto, se ti è piaciuto il video ricordati di mettere un bel mi piace e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!